Buongiorno, chiavi prese. Iniziamo ad andare a fare i lavori in corso nella nuova casa per cui vi porto con me. E capire che non è che ho capito, ma se devi fare allora ho capito, cioè uno non fa più lavoro niente. Ho preso il cartone lì. Aspetta che... È fatto, però. Sì, è tutta terra, tutta roba. È vecchia la casa, c'è ragione. Mi sono chiesto come si chiama. Perché così poi la buttavamo nella roba.
dobbiamo portare via tutta sta roba. E ovviamente oggi non facciamo niente, perché sennò e basta. Domani, il prossimo sabato, puliamo tutta questa roba qui e poi iniziamo a fare ancora, diciamo, tutte queste pareti qua. Dobbiamo ancora tirare via questo e staccare questo qui, perché dobbiamo comprarlo nuovo. Per cui oggi riposo. Che casino. Questo devo portare in discarica, ancora non abbiamo la spazzatura. Fino a quando non abbiamo la spazzatura, niente discarica. Però vabbè, oggi va così. Adesso smonta le luci qua, perché dobbiamo vedere se vanno bene, se queste sono da cambiare. Questo qua andrà tolto, ovviamente. E niente, e basta. Tornata a casa, sta diventando buio, ormai sono le 7 e qualcosa. Allora, sabato abbiamo fatto i lavori, abbiamo fatto metà cucina, perché poi ci siamo riposati oggi, che è domenica, e calcolate che tutto quel materiale andrà buttato, per cui dato che non abbiamo ancora la spazzatura, dobbiamo, in questa settimana andiamo a fare la spazzatura, cioè domani, che è lunedì, andiamo a cambiare residenza, e invece in settimana andiamo a prendere la spazzatura, i bidoni, cambiare i nomi, eccetera, di tutto. E allora, dato che non abbiamo la spazzatura, non possiamo andare in discarica lì vicino per buttare tutto quel materiale che abbiamo. Oggi abbiamo pulito un po' il giardino, infatti non vi ho fatto vedere chissà cosa, perché poi tanto alla fine ho detto inutile, prima che poi questo vlog dura troppo, e niente, per cui calcolate che ho pulito tutto il giardino, perché c'erano tutte cose da buttare, e niente, oggi abbiamo fatto, diciamo, un po' di spesa, abbiamo fatto compere, ho preso le uova, per cui vi ho spoilerato il video che farò nella prossima settimana, cioè la prima settimana di Pasqua. Alla fine ho deciso di farlo lo stesso il video, perché non volevo comprare le uova e ho detto no, così così non lo faccio il video di Pasqua. Però poi dopo non ho resistito, ho visto le uova, ho detto no, le voglio anch'io, le voglio prendere. E alla fine ho preso più di 5 uova, anche di più. Ho preso quelle che mi piacevano di più, per cui poi farò il video e vi farò vedere. Apriremo insieme le uova come ho fatto l'anno scorso, e niente, per cui poi tanto dall'anno prossimo, che saremo nella nuova casa, giustamente le uova saranno il triplo di quello che ho preso oggi, perché volevo prendere l'uovo enorme, gigante, da 40 euro, solo che non l'ho trovato perché non c'era, e dato che non ho voglia di cercare in giro per tutti i negozi, i supermercati, ho deciso di non prenderlo e ho preso le uova sparse. E niente, per cui uno spoiler del prossimo video di queste settimane saranno aprire le uova insieme, e questo è il risultato. E per cui ho speso fin un po' troppo per sole 5 uova. Vabbè, comunque niente, direi che io concludo quel vlog,
perché lo devo andare a montare e voi lo vedete martedì, sperando che io lunedì riesco a montare questo vlog, che spero che non dura tanto, perché quando i vlog durano di più, oltre i 20 minuti, per me è difficile, perché ci vuole tempo per montarli, per cui io spero che non ho superato i 20 minuti. Essendo che sono tante clip, ovviamente non posso sapere se il vlog dura tanto, sono io a decidere poi se tagliare tutte le clip che ho fatto oppure lasciarle. Però dato che io sono una che vuole, diciamo, tutto quello che registro lo lascio quasi sempre, non tutto, ma un po', allora diciamo che ogni tanto i vlog durano di più. Però vabbè, e niente, questo è tutto, per cui oggi è stata una giornata diversa, sia oggi che ieri. Ieri poi abbiamo lavorato tutto il giorno, ho registrato poco, ma calcolate che siamo arrivati là alle 2 del pomeriggio e siamo andati via che erano le 7 di sera, per cui abbiamo fatto tutto il pomeriggio a spaccare piastrelle, perché giustamente avendo solo un martello, cioè, non è che potevamo lavorare tutti. Allora alla fine poi dopo è arrivato mio fratello e diciamo che un'oretta mi ha aiutato a spaccare l'altro pezzo di parete, per cui niente. Vabbè, io spero che questi vlog vi piacciono, che sono molto diversi. Spero che vi piace anche che io vi porto con me praticamente a farvi vedere tutto, sia i nuovi lavori che stiamo iniziando a fare e sia quello che faccio in giro. Per cui niente. Poi ovviamente siamo andati anche a Lobby perché dovevamo prendere la carta, dovevamo prendere anche lo spray per la muffa, eccetera. Per cui alla fine non ho registrato tutto, ma poi dovrei prendere anche il tagliaerba, perché abbiamo deciso che il giorno di Pasqua, che è sabato, no, che è domenica, il 18, faremo la grigliata in giardino, nel nuovo giardino. E allora dobbiamo prendere un tagliaerba per tagliare tutta l'erba e poi fare la grigliata lì. Sperando che il tempo me la mandi buona, che sia bello col sole, per cui la nostra prima grigliata nel nuovo giardino enorme e poi niente, spero di riuscire a trovare questo tagliaerba, perché siamo andati a Lobby, abbiamo guardato, ce ne sono due che forse sono belli, mi convincono, solo che sono indecisa se prendere quello da 400 o quello da 200, perché costano. E boh, devo ancora decidere, sono molto indecisa, infatti su Instagram vi ho messo che ero indecisa su prendere il tagliaerba e non l'ho ancora preso, però la prossima settimana vi porto con me, lo prendiamo insieme, perché dovrei prenderlo per forza, se no l'erba cresce e non riesco più a tagliarla, per cui la prima cosa che faremo è andare a comprare il tagliaerba quando il prossimo sabato, il prossimo weekend, perché tra 2 settimane è Pasqua e io sono in ritardo a tagliare l'erba, prendere, diciamo, ah, ecco cosa mi sono dimenticata, i bicchieri di plastica, che palle, e poi tutto il resto che ci serve per fare la grigliata, per cui spero che è bello, che c'è il sole e che riusciremo a fare questa prima grigliata. Vabbè. Detto questo, io vi saluto prima che parlo fin troppo e poi va via, diciamo, la luce e non vedete niente, anche se accendo le luci. Ci vediamo al prossimo video, che sarà per voi martedì, per me invece è sabato prossimo, perché registrerò questo vlog sempre nel weekend per 2 giorni, per cui se ovviamente dura tanto ve li spezzo, vi metto una parte martedì e un'altra parte giovedì. Se dura poco, giustamente ve lo metto tutto insieme, sperando che non superi i 25 minuti. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!